si avvicinano mano a mano le macchine, dobbiamo fare okay. 5 etichette qui. Bene. Sindaco, quindi cosa si sta facendo oggi? Qualche notizia pure sulla situazione? Ma oggi stiamo effettuando questo drive-in straordinario per consentire all'USCA appunto di fare i tamponi senza andare nelle casse dei tanti soggetti risultati positivi al tampone antigenico che hanno segnalato problematiche negli ultimi giorni a seguito di questo focolaio che si è avuto in città. Stiamo monitorando la situazione, stiamo verificando tutto ciò che è necessario per garantire appunto la salute dei cittadini. A seguito di questo risultato vediamo se è necessario adottare nuove ulteriori decisioni, però ritengo che poi serve in questo momento la collaborazione da parte di tutti, da parte dei cittadini in modo particolare. Io continuo ad appellarmi al senso di responsabilità, di serietà da parte di tutti, che sono sicuramente l'unico modo per cercare di isolare il contagio. È inutile scendere nelle polemiche come qualcuno sta facendo, dobbiamo solamente guardarci intorno e capire che è un momento particolare. Si vocifera che potrebbe esserci una zona rossa per l'Opri. Ma al momento io non ritengo che ci siano le condizioni per una zona rossa. Vediamo i dati che arriveranno oggi, perché ieri non abbiamo avuto nessun aggiornamento, ieri sera che era sabato. Aspettiamo stasera, cercheremo di capire anche all'esito di questa azione che si sta ponendo in essere questa mattina, capiremo nell'arco della giornata se ci saranno ulteriori positivi e poi capiremo. Poi la zona rossa deve essere fatta in sinergia con le altre istituzioni. Al momento riteniamo che non ci siano, c'è una situazione preoccupante, attenzione, non sto sottovalutando la cosa, e non so se si arriverà alla zona rossa, auspichiamo di no, auspichiamo che tutto si possa risolvere, possa essere contenuto. E in ogni caso serve, ribadisco, quell'attenzione massima che è necessaria in situazioni del genere, perché sapendo che appunto che da un'attività commerciale si è scatenato questa situazione che ha coinvolto poi altre strutture come le scuole, altre attività commerciali, diciamo c'è una matrice comune. Purtroppo è un virus che non si gestisce, non si controlla, e possiamo solamente controllare i nostri comportamenti, le nostre azioni quotidiane, e cercando di fare sempre attenzione a quello che facciamo. Bisogna essere prudenti, perché veramente la prudenza è l'unica cosa che ci può garantire in questo momento di grande difficoltà. Però, devo essere sincero, vedremo oggi. È inutile anticipare, sto ricevendo tantissime telefonate da parte dei cittadini che mi chiedono zona rossa, le scuole, questo, quest'altro. E vedremo. Non è facile neanche per me dare una risposta oggi, non è facile adottare una decisione, perché la decisione potrebbe essere quella giusta o quella sbagliata. E la soluzione che qualcuno pretenderebbe di chiudere tutto è la soluzione più semplice e più facile per tutti noi. Facciamo un'ordinanza, chiudiamo le scuole, chiudiamo i parchi giochi, chiudiamo le strutture, chiudiamo tutto e abbiamo risolto il problema. Però poi abbiamo altri problemi, quindi ritengo che si possa fare continuare a lavorare con la massima prudenza. Vedremo anche i risultati di quello che accadrà oggi. Poi veramente è impossibile dire in questo momento quello che accadrà stasera o domani mattina. Il drive-in durerà solo oggi? Il drive-in dura solamente oggi, è riservato alle persone che dovevano ricevere la visita dell'USCA a casa. Per accelerare abbiamo deciso di fare questo drive-in. È ovvio che poi valuteremo anche nei giorni successivi in base appunto alla diffusione del contagio, perché non sappiamo, non siamo in grado di stabilire ancora da quel focolaio che è partito effettivamente quant'è l'entità di questa diffusione.